Salve gente, lo so, questo non è uno dei miei soliti video. Qualche mese fa mi sono buttato in questo progetto e in questo video volevo un po' condividere con voi quello che è stato il mio percorso di stesura di questa prima sceneggiatura. E quindi ecco come ho scritto la mia prima sceneggiatura. Partiamo dall'inizio. Negli ultimi mesi mi sto dedicando in modo più o meno serio alla scrittura. Mi sono messo infatti a scrivere roba di ogni tipo per fare puro esercizio, diciamo così. Un giorno però, parlando del più e del meno con mio fratello, mi è venuta in mente un'idea. Voglio scrivere una sceneggiatura. Ovviamente questa cosa l'ho presa fin da subito come un esercizio, non pretendevo di fare niente di serio, volevo solo esercitarmi un po' a scrivere. E così ho deciso di lanciarmi nel progetto con solo tre supporti: il libro Il viaggio dell'eroe di Christopher Vogler, Google e la mia immaginazione. Capirete quindi che mi sono proprio lanciato alla cieca su questo progetto, anzi, probabilmente al tempo non pensavo nemmeno di farlo leggere a nessuno. Comunque, dovevo cominciare per davvero, e la prima domanda è stata davvero semplice: come si scrive un film? Ovviamente non avevo idea di quello che facevo e sono andato su Google a cercare delle risposte e ho trovato delle domande, diciamo. Che cosa vuoi raccontare? Quale sarà il genere della tua storia e chi saranno i tuoi protagonisti? Per prima cosa avevo deciso di voler raccontare una storia d'amore. Alcuni di voi potrebbero chiedersi perché proprio una storia d'amore? Semplice, le relazioni umane sono la base di tutte le storie, quindi volevo esercitarmi a sviluppare una di queste. Non volendo però scrivere qualcosa di troppo smielato, ho optato per una storia d'amore drammatica tra due ragazzi di 20 anni. Perché proprio dei ragazzi 20 anni? Molto semplice, io ho 20 anni e quindi è molto più facile per me immedesimarmi in una persona di 20 anni rispetto a una di 60. E ok, ho risposto alle tre domande basilari per iniziare a scrivere una storia, ora però dovevo mettere un po' di carne al fuoco. Per prima cosa volevo aggiungere una situazione familiare difficile per i due ragazzi. La cosa più semplice era quindi togliere un genitore dall'equazione. Al ragazzo ho tolto il padre e alla ragazza ho tolto la madre. Ovviamente questa cosa l'ho decisa su due piedi, non sapevo del come, perché, come, quando, cosa. Quello che ha davvero dato, diciamo, il via alla storia è cercare di capire come avrei voluto far incontrare questi ragazzi. Già si conoscevano, lavoravano insieme, andavano a scuola insieme, insomma dovevo trovare una risposta. E alla fine, per rispondere un po' a tutto, ho pensato a questo. Il padre della ragazza è in overdose e finisce all'ospedale dove lavora la madre del ragazzo, che casualmente, proprio quel giorno, era andato a trovare la madre di turno in ospedale. E nell'aspettarla in sala d'attesa si incrocia con la ragazza, figlia del tizio che è in overdose. Diciamo che me la sono un po' creata la fortuna, ecco. Ma qual è la parte più importante e interessante di tutto questo? Il problema di droga. Ecco quindi che avevo finalmente l'ingrediente chiave per sviluppare la mia storia. Il problema di droga sarà infatti il principale elemento di dramma da aggiungere a questa love story tra i due ragazzi. Arrivato quindi a questo punto, con una chiara idea su che cosa volevo raccontare, non ho cercato su Google come procedere, ma mi sono affidato un po' all'istinto. Su un pezzo di carta quindi mi sono scritto una vera e propria storyline di quello che avrei voluto raccontare. In questo specifico caso ho suddiviso la mia storyline in due percorsi separati. Il primo percorso riguardava esclusivamente i problemi di droga nella storia, mentre l'altro percorso riguardava esclusivamente la love story tra i due ragazzi. Ed ovviamente, ed inevitabilmente, queste due storyline si incrociano spesso. Ora, io non so se ho fatto davvero bene a scrivere questa storyline, ma devo dire che avere questo pezzo di carta è stato molto utile per capire quanto spazio davo ai problemi di droga e quanto spazio davo alla vera e propria love story. In questo modo potevo proprio vedere l'equilibrio che si creava nella storia. Devo però dire che nonostante io abbia scritto una vera e propria storyline con capo e coda, in molti punti scrivendo la sceneggiatura mi sono distanziato molto da quello che avevo inizialmente scritto su questo pezzo di carta. Comunque, arrivato a questo punto ancora non ero pronto a scrivere. Perché prima di iniziare a buttare giù parole su un foglio, volevo cercare di approfondire i miei quattro personaggi principali, ovvero il ragazzo, la ragazza e i loro due genitori. Inizialmente volevo rispondere a queste domande per ogni personaggio, ma mi sono accorto che era troppo difficile e ho abbandonato. Finalmente mi metto a scrivere e inizio questa sceneggiatura. E invece no, perché prima di iniziare effettivamente a scrivere al computer, ho preso un'ultima volta carta e penna per segnarmi in un elenco puntato tutti gli eventi che avrei voluto far accadere nella prima scena. Quindi al momento dello scrivere ho un pezzo di carta che mi dice esattamente la sequenza di eventi che voglio far accadere nella prima scena, e la scrittura non è altro che dare corpo a questa struttura. Finalmente però inizio a scrivere, commettendo peraltro tantissimi errori. Primo tra tutti, scrivere una sceneggiatura in Word invece che su un programma professionale come Final Draft o Studio Binder. Le sceneggiature, infatti, per chi non lo sapesse, devono seguire tutta una serie di regole di formattazione che riguardano carattere, allineamenti, bordi, margini e quant'altro. Io però, consapevole di star solo facendo un esercizio, non ho seguito alla lettera queste regole e me ne sono pentito amaramente, capirete dopo perché. L'unica cosa che facevo più o meno per seguire questa formattazione era mettere i dialoghi per esteso e i dialoghi al centro.
Comunque, stavo finalmente scrivendo le mie scene. A volte scrivevo 10 pagine in un giorno ed altre 3 in una settimana. L'importante per me era scrivere, non mi interessava la qualità. Dopotutto, questo si trattava di un puro e semplice esercizio, che, come dicevo prima, non pensavo davvero di condividere con nessuno. Comunque, il lavoro sulla sceneggiatura procedeva decentemente, devo dire. Finché, più o meno verso febbraio, ho scoperto il Notorious Project, ovvero un contest di sceneggiatura della Notorious Pictures. Avevo quindi deciso di partecipare al contest non tanto per provare a vincere o per far leggere la mia sceneggiatura a qualcuno, solo per fissarmi una deadline da rispettare. Partecipare al contest della Notorious però mi ha fatto schiantare a tutta velocità contro le famose regole di formattazione della sceneggiatura. Infatti tutto quello che avevo scritto fino a quel momento, circa una trentina di pagine più o meno, ora non ricordo bene, erano scritte non male ma malissimo. Dovevo quindi cambiare font, dimensioni, allineamenti e quant'altro, e inutile dire che ci ho perso diverse ore per correggere tutto. E questa è stata la lezione più importante che ho imparato in questo progetto: mai scrivere una sceneggiatura in Word, non fatelo mai. Comunque, passano i giorni e il mio impegno sulla sceneggiatura è costante. Scrivo pagine, cancello, correggo, butto giù idee, il tutto cercando di seguire una narrazione coerente e lineare. Anche se, a essere completamente sincero, mentre stavo scrivendo la sceneggiatura non avevo una reale idea di dove volevo andare. Sì, avevo la storyline, sì, avevo una sequenza di eventi che volevo rispettare, ma era tutto offuscato, diciamo così, non avevo un percorso da seguire. È stato solo quando ho iniziato a seguire la soglia delle 40 pagine che ho iniziato a vedere un percorso da seguire nella mia storia, che ho notato che le cose che avevo scritto avevano effettivamente senso. Comunque, per farla breve, continuo a scrivere ed arrivo a circa una settimana dalla scadenza del concorso senza un vero e proprio finale in mente. Avevo sì una vaga idea di dove volevo andare, ma non sapevo bene come arrivarci, diciamo. Comunque spendo uno o due giorni per pensare al mio finale e finalmente trovo una soluzione adatta, che però richiedeva l'aggiunta di una scena a metà della sceneggiatura circa, e questa cosa non è mai il massimo. Comunque mancava meno di una settimana, il tempo era poco e dovevo scrivere questo maledetto finale. E quindi, senza farmi troppi problemi, ho aggiunto la scena a metà della sceneggiatura e ho scritto il mio finale. E quindi eccomi qua con una sceneggiatura di 75 pagine, il minimo per partecipare era 60, diversi problemi, tantissime cose da imparare e altrettante già imparate. La prima cosa che ho notato rileggendo completamente la mia sceneggiatura è che la prima parte dello scritto è peggiore e inferiore rispetto alla seconda parte. E questa cosa ovviamente mi fa estremamente piacere, perché riesco a notare un netto miglioramento tra la pagina 5 e la pagina 63, per dire. Ovviamente non metto in dubbio che anche la pagina 63 non sia un granché, però è un miglioramento rispetto all'inizio, in cui davvero non avevo idea di che cosa stavo facendo. Voglio anche dire che lanciarsi alla cieca in un progetto del genere è stata una vera e propria esperienza, in cui non solo ho imparato a raccontare una storia da inizio a fine, a creare dei personaggi, degli eventi e cose così, ma ho anche scoperto una parte di me che forse è sempre stata lì, ma che non avevo mai davvero portato alla luce, ovvero che mi piace scrivere. L'altra cosa positiva è che vedo davanti a me effettivamente un percorso a seguire per migliorare le mie capacità, e questa cosa anche mi fa estremamente piacere, perché penso che continuerò a scrivere. Comunque gente, per questo video concluso, io vi lascio nei commenti e in descrizione il link per scaricare la sceneggiatura in PDF. Se poi qualcuno di voi se la legge e vuole parlarne con me, scrivetemi pure su Instagram, che per me è un piacere rispondere. Infine, prima di concludere, voglio dire che questo video non vuole insegnare assolutamente niente a nessuno. Io davvero sono è stato un progetto su cui mi sono lanciato alla cieca, quindi non prendete le mie parole come oro. Ho semplicemente condiviso il mio processo di scrittura di questa sceneggiatura, insomma. Comunque, ora ho concluso per davvero e vi saluto. Ciao a tutti!